Io non c'è. Come siamo finiti qua? Non lo so. Il mio ultimo video si era concluso con me e Nicola dispersi nel Liechtenstein dopo aver appena perso la videocamera. Ma facciamo un passo indietro ricapitolando. Dopo 3 giorni in giro per mezza Europa, eravamo finalmente arrivati al nostro obiettivo. Siamo arrivati in Liechtenstein. Era una giornata bellissima, noi eravamo molto contenti e perciò avevamo deciso di andare a piedi fino al confine con la Svizzera. Un posto stupendo. Questo è Liechtenstein. Quella è la Svizzera. Per di qua si passa. Questo è il Reno ed è bellissimo. Nicola, appunto, mi aveva chiesto di fargli delle foto. E come sapete, è lì che è iniziato l'incubo. Ci hanno appena rubato la macchina fotografica. Sì. Ma perché lasci qua? Chiedi a lui. Vuoi andare a polizia? Ma io non lo so. Ma comunque non la ritroveranno mai. Come cazzo hai fatto? Perché non ti... Io Guarda, non mi parlare. Metti in spera che ho tanto che mi sa che mi sei un altro qualcosa. Oh, ma lei ha simpallà, oh, matellano di samba. Io sono disperato. Che palle, cazzo! Molte persone, incuriosite da quello che stava succedendo, si sono avvicinate a noi. E una signora ci ha detto: qualche volta le persone portano, per esempio, all'ufficio di turismo. L'ufficio del turismo chiude alle 5. Mancano 5 minuti. Ed è lontanissimo. Eccolo. No, no, è chiuso, ti prego, no. Non è aperto. Ma non vedo la mia macchina fotografica. Non si apre la cosa. When they get out. Bravo, lo sto facendo apposta, bravo. Somebody stole my video camera. I don't have it here. Sorry. We have police in here, but it just work Monday to Friday. Usually you always get your stuff back in Liechtenstein. Ma mi faccia il piacere, se ne vado! I will wait till tomorrow. Se non ti uccido oggi, l'hai ritrovata? Ma che ritrovata? Capisco che sei stanco, anche io sono stanco. Adesso dobbiamo Perché arrivare qua. Lì? È tutto chiuso. Tutto chiuso. E non so minimamente cosa fare. Era tutto chiuso tranne un bar, dove abbiamo provato a farci ospitare. Siete italiani, giusto? Siete di qua? Vediamo qua. Voi non avete un tappeto? Che la casa è piena. Ci hanno comunque dato una mano, accompagnandoci alla stazione di polizia, sperando che fosse aperta. Non c'è nessuno? No, ma infatti c'è scritto. Montag bis Freitag. Sembra strano. E posso chiederti quanto prende uno che fa il vostro lavoro qua in più rispetto all'Italia? Un triplo. Davvero? Niente. E niente, andiamo in questo hotel qua. E poi capiremo cosa fare. L'hotel era totalmente automatico, non c'era neanche un dipendente. Che figata. Concierge, mi dispiace. Questi qua mi hanno fottuto. Siamo qui a Vaduz, sta piovendo, non abbiamo la macchina fotografica, non sappiamo come tornare a Milano, ma domani troveremo una soluzione per tutto. Ci siamo svegliati, 46esimo giorno, vestiti uguali. E ora andiamo in città, dove ci dovrebbe essere la polizia. Quella lì è la casa del principe del Liechtenstein. Se va male, vado a chiedere a lui se me ne compro una nuova. Siamo dunque andati dalla polizia. Alla polizia non c'era nessuno. Dobbiamo vedere se c'è nel municipio qua, City Hall. E anche lì della mia videocamera nemmeno l'ombra. Quindi, tristi, stanchi, disperati, abbiamo deciso di tornare in Italia. Quando arriverò a casa mi laverò il vetro nel letto. Sarò contentone. Sembrava impossibile, ma le porte si aprirono. I nostri ragazzi uscirono con una fotocamera in meno, ma siamo tornati. Oh. Mi arriva una chiamata dal Liechtenstein. Can you repeat, please? Now I see in the Facebook a man have found your camera. Really? Yes. Thank you so much. Ho appena ricevuto una chiamata dal Liechtenstein. Un tizio ha trovato la mia videocamera. Te l'avevo detto. Ma la cosa incredibile però è il modo in cui sono risaliti a me. Per tornare da Liechtenstein a Milano abbiamo dovuto prendere un bus e poi 2 treni. Sbagliando non abbiamo fatto il biglietto per il bus che ci avrebbe dovuto portare alla stazione, perché era per 2 minuti e abbiamo detto: vabbè, ci hanno appena rubato la videocamera, non arriverà pure il controllore per... Ovviamente dopo 2 secondi sale il controllore. Ci chiedeva 90 euro di multa a testa. Cioè 80 euro di multa più 10 di biglietto a testa. 10 euro di biglietto comunque per fare 2 minuti di strada. Abbiamo provato allora a convincerlo a farci pagare il biglietto normale. Lui, furbo come una volpe, ci ha detto di sì.
ci ha chiesto il documento per verificare la nostra identità. Ha fatto fermare il bus, è sceso con i nostri documenti. Noi siamo scesi con lui e ha detto che avrebbe chiamato la polizia. Dopo circa un'ora è arrivata la polizia. Noi abbiamo spiegato la nostra situazione e per fortuna ci hanno fatto pagare solamente il biglietto da 10 euro a testa. I poliziotti però ci hanno avvisato che avrebbero dovuto lo stesso fare rapporto. Io mi sono un attimo spaventato perché ho pensato: fate rapporto, poi magari ci arriva una multa a casa. E loro mi hanno detto: no, tranquilli, nessuna multa, però forse sarete bannati a vita da Liechtenstein. Ma che bella sorpresa! Tornando a noi, la persona che mi ha chiamato è uno dei due poliziotti che ci aveva fermati, che, ricordandosi che io gli avevo detto che avevo perso la videocamera, ha visto un post di un suo amico su Facebook, ha preso il numero dalla denuncia e mi ha chiamato. Assurdo. Devo dirti una cosa. Vai. Mi hanno appena chiamato da Liechtenstein, hanno la telecamera. Ma sì, ma ovvio, ma perché sapevo che eravamo in un paese buono, se no mica la dimenticavo. Adesso devo capire come fare per recuperarla. Non avendo però una macchina, ho pubblicato questa storia. Yakidale si è subito offerto di accompagnarmi. Io come cazzo ho fatto? Ci aggiorniamo. Ciao ciao. Hola. Qui è entrato in gioco Alex. Era disposto a venire da Vicenza, ma aveva paura non facessi sul serio. Non sai quanto cazzo mi sono gasato. So che tanto non ascolterai mai questo audio e non vedrai neanche i messaggi dopo. Però vabbè, bello. Piacere, Alessandro. Alex, piacere. Alice. Ale ha recuperato Alex, che è un suo iscritto. Eccoci qua. Dai. Quindi la mia utilità in questo progetto è zero. Pressoché nulla. Inizia ufficialmente la cavalcata verso il successo. Luganina. Cosa bisogna fare qua? Siamo in Svizzera, ma è ancora molto lunga. Stiamo facendo pausa pipì. Guardate che bello. Stupendo. Non volevo però presentarmi da Herbert a mani vuote. Quindi ci fermiamo un attimo qua. È una specie di autogrill super fornito. Speriamo di trovare qualcosa. Loro stanno mangiando al Burger King. Io ho mangiato in un ristorante laggiù sano. Però qualcosa da prendere l'ho trovato anch'io qua. La cosa del Burger King è carina per eleggerlo re della gentilezza. Però sento che non è abbastanza. No. Ci vuole qualcos'altro. L'unica cosa che so su di lui è che gli piacciono le macchine e le moto. Potrei regalargli un biglietto per andare a vedere MotoGP o Formula 1, una cosa del genere. Si riparte. Io sono carichissimo. Quella roba laggiù è il Liechtenstein. Ragazzi, ci siamo. Vaduz. Questo è il punto in cui Nicola aveva lasciato la videocamera. Ora andiamo a riprendercela. Siamo arrivati. La casa dovrebbe essere quella. Siamo un attimo in ritardo, speriamo di che non stia dormendo. Eh sì, è qua. Io non c'è. Come siamo finiti qua? Non lo so. Mitico. Grazie, fatti abbracciare, ti prego. Grande. Grazie. Ehi, corona. Questa, sì, questa la corona. La perché sei il re della gentilezza. Grazie, il coronato grazie. Il re. Se a te piace la Formula 1, quelle cose lì, se vuoi ti posso regalare un biglietto. Ma come mai? Perché sei stato gentilissimo. Ah no, siamo stato un mezz'oretta là, non ti ho visto. Ah, ecco cosa devo farti vedere. Ciao Herbert, grazie mille per aver preso la telecamera, sei un grande, mi hai salvato la vita. Vuoi rispondergli? Grazie tanto e vengo una volta a Monza. E tu sei... sei andato col bus e avete problemi con la polizia? Come, cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno detto? Perché la polizia ha visto il post. Sì. E lui mi chiamava. Lui ti ha chiamato e ti ha detto. Perché tu sei andato senza niente. Lo so, io, lo so. Io guida. Ah, guidi bus? Sì. No, non ci posso credere. Sì, è vero, è vero. Non ci posso credere. È vero. Cavolo, ma forse ti avevo visto. Io il giorno prima sono venuto dalla città in Austria, quella Felkir, da lì a qua, il giorno prima. E mi sembra che fossi, sì, tu. Ti ho detto, sì, hai fatto Felkir, vado? Sì, 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 sì. Col numero, il bus numero 11. Sì, sì, sì. No, non ci posso credere, allora eri tu prima. Io ti ho chiesto, sì, so. Sì, 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 no, mi ricordo adesso la tua faccia, ti giuro, assurdo. Buonanotte, ci ciao, 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 ciao. Sentiamo qualcosa. Certo, ciao, ciao, ciao. Ale, ma cosa stiamo dicendo? No, cosa stiamo... No. Cosa... Dimmi che hai delle clip, no, dove in autobus, che in, sì, qualche modo... No, ce l'ho l'autobus, l'ho ripreso, se si vede lui. Se si vede lui, io è ripreso la, io ho ripreso l'autobus, adesso lo se trovo. Se ripreso l'autobus arrivare, si vede lui. Ho ripreso l'autobus arrivare. Oh, oh, oh,
Questo è il video di te a Free Frink. Se è lui che sta guidando, veramente esplodo. Il bus per Vaduz. This is for Vaduz, right? Yeah. Ci sono rimasto malissimo anch'io. Non era lui. E per chiudere tutto, A dovrebbe essere una A più H per sempre. Ale Herbert. Siamo arrivati a Milano, grazie mille del passaggio, sei un grande. Ciao, ti ringrazio di nuovo di tutto. Per la compagnia, per l'esperienza che abbiamo fatto e niente. Avete problemi con la polizia?